Nonostante la pioggia, grande partecipazione di lavoratrici e lavoratori alla Marcia del Tubo, la manifestazione organizzata in concomitanza dello sciopero proclamato per oggi dai sindacati FIM-CISL e FIUM-CGIL di Teramo. Una marcia che ha percorso tutta la zona industriale di Villa Zaccheo a Castellalto, dove sono presenti numerose industrie legate al settore dell'automotive e dove ha sede la Purem, l'azienda diventata emblema della crisi della cosiddetta Valle del Tumo nel Teramano, dopo che la proprietà, una multinazionale tedesca, aveva annunciato poco tempo fa l'intenzione di voler delocalizzare la produzione di una nuova linea di marmitte dall'Italia in Romania. E proprio sulla vertenza Purem è arrivata una buona notizia. Perché l'azienda di fatto ha portato avanti un passo indietro. Ieri ci è stato presentato un piano industriale che metterebbe in sicurezza il sito di Castellalto per 15 anni, portando in pancia due nuovi progetti. Abbiamo richiesto restabilizzazione dei lavoratori in somministrazione, quindi staff leasing, e questa è una cosa che avverrà entro la fine di maggio, di cui siamo molto soddisfatti perché è necessario mettere tutto il sito in sicurezza. Quindi su Purem abbiamo trovato la soluzione, cambiando di fatto le commesse che non saranno più legate al motore endotermico, anzi saranno legate al motore endotermico, in questo caso nella ricambistica, quindi un futuro ben oltre quello che ci aspettavamo. È una cosa che dobbiamo cominciare a pensare anche nella Valle del Tubo, perché la Valle del Tubo deve riconvertirsi entro e non oltre il 2028, cominciare a tirar fuori piani industriali, perché il rischio di depauperizzazione e di dispersione dei posti di lavoro è molto alto. Alla Marcia del Tubo hanno partecipato anche due dirigenti nazionali, Simone Marinelli, responsabile del settore automotive FIUM-CGIL, e Ferdinando Giuliano, segretario nazionale FIM-CISL. Entrambi chiedono al governo di mettere in campo delle strategie per la riconversione di queste aziende. Il governo dovrebbe iniziare a fare qualcosa, nel senso che c'è un tavolo che non è stato più convocato sull'auto, ci sono delle risorse pubbliche su un fondo appostato per l'automotive, manca la politica industriale, manca la politica industriale a livello nazionale, ma manca a livello regionale. E quindi l'appello è anche rispetto alla regione Abruzzo di non girarsi all'altra parte, ma capire quali sono le problematiche e provare a intervenire. Come FIM-CISL abbiamo già denunciato qua a Teramo circa 5 mesi fa che bisognava partire, perché i sistemi scarico saranno i primi a subire i colpi della transizione verso l'elettrico. E quindi se si sta fermi, qua si rischiano licenziamenti, si rischia di impoverire un tessuto economico importante, e questo un paese civile e democratico come il nostro non può permetterselo.